Salve a tutti. Abbiamo più volte parlato del vincolo quinquennale introdotto per i docenti non immessi in ruolo dal 1 settembre 2020, nonché per i docenti assunti dalla graduatoria dell'IDG 85-2018 con decorrenza 1 settembre 2019, e abbiamo visto come, nonostante i vari proclami fatti dai politici nell'imminenza delle operazioni di mobilità, non si è riusciti a togliere il vincolo e quindi a consentire a questa categorie di docenti di movimentarsi come gli altri. E più avanti si va, più i problemi si accumulano, perché per quanto riguarda i docenti neoimmessi in ruolo dal 1 settembre 2020, oltre al vincolo esistente per la mobilità ordinaria, quindi per i trasferimenti e per i passaggi di cattedra e di ruolo, la legge 159 del 2019 ha previsto il vincolo anche per le operazioni di assegnazione provvisoria. E nonostante anche qui i ripetuti proclami, nell'emendamento proposto in sede di conversione del decreto sostegni non è stato previsto alcunché in ordine alla deroga al vincolo per le assegnazioni provvisorie. E si avvicina a grandi passi il termine per l'apertura della procedura di mobilità annuale, quindi per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, e quindi ancora oggi resta ferma la previsione della legge che nega la possibilità di presentare domanda ai docenti non immessi in ruolo. L'ultima chance per inserire una deroga al vincolo sarebbe rappresentata dalla conversione al decreto sostegni bis. Vedremo questa volta se la politica continuerà con i soliti proclami illudendo i docenti, oppure farà qualcosa di concreto per tutelare il diritto all'unità familiare previsto dalla Costituzione. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti consultando il sito della Tecnica della Scuola e il canale YouTube, e a seguire la Tecnica della Scuola sui suoi profili social. Arrivederci a tutti.